dovrebbe costare un servizio matrimoniale? Quanto costa avere un fotografo professionista che fa le foto al tuo matrimonio in modo che tu possa rivivere i tuoi ricordi, che tu tra 30 anni, quando riguarderai le tue foto, quelle foto possano rievocare dei ricordi in te, che siano sensazioni, che siano il momento, che siano diverse cose che tu hai vissuto il giorno del tuo matrimonio. Bene, è difficile dirlo, come potete immaginare, le variabili sono tantissime. Detto questo, voglio farvi un breve elenco di cose che possono influire sul prezzo di un servizio matrimoniale di un fotografo professionista. Me le sono scritte perché altrimenti me le sarei dimenticate. Prima tra tutte è il livello di professionalità del fotografo che contattate, quindi la qualità del lavoro, la qualità della manodopera, della creatività, la qualità delle idee, la qualità del tempo che il fotografo investe su di voi, sul vostro matrimonio, sulla realizzazione del servizio fotografico del vostro matrimonio. Seconda, la complessità di realizzazione delle immagini, ok? Cosa vuol dire? Vuol dire che se voi comprate, non lo so, un pacco di pasta a casa, al supermercato, lo pagate pochi euro, lo preparate a casa e lo mangiate, vi ha costato pochi euro. Se andate in trattoria, quel piatto costa di più. Perché costa di più? Perché c'è del personale, c'è un condimento che viene preparato, c'è un cameriere che serve, ci sono le spese del locale stesso. Se andate in un ristorante di lusso, lo stesso piatto di pasta con gli stessi ingredienti costerà di più. Perché? Perché il livello del servizio è più elevato, è più curato, è più dettagliato, i prodotti sono di qualità migliore, più selezionata, e se nello stesso ristorante di lusso scegliete dei condimenti particolarmente pregiati, facciamo l'esempio del tartufo piuttosto che della ragosta, ovviamente il vostro piatto di pasta di pochi euro cucinato a casa vostra si può diventare 50-60 volte più costoso, ok? Questo è il concetto della complessità delle immagini, quindi anche nel vostro matrimonio, se le immagini che voi scegliete di voler realizzare sono particolarmente complesse, richiedono una produzione particolarmente complessa, sappiate che questo fattore va a influire sul prezzo del servizio fotografico. L'apporto creativo del fotografo, quindi le idee. Quello che un fotografo sa fare è quello che sa che deve, dal mio punto di vista, vendere in particolar modo è la propria creatività, che come abbiamo detto nel video scorso è diversa da tutti gli altri, non è mai tu non puoi copiare Paolo De Trane, puoi copiare qualcosa che Paolo De Trane ha già fatto, ma tu non puoi copiare quello che farà domani, perché Paolo De Trane quello che pensa tu non lo puoi sapere. Okay? Le idee che io ho in mente per i miei prossimi progetti tu non le puoi conoscere, e per un puro caso può essere che abbiamo un'idea in comune, ma può capitare una volta, dopodiché la creatività non si ripete, ok? E quella si paga a un costo, perché un fotografo che sa portare idee creative al vostro matrimonio rendendolo speciale per voi è qualcosa che ha un valore. L'entità della commessa di lavoro. Cosa vuol dire? Che ovviamente se io dovessi vendere le immagini che produco per un matrimonio come se le vendessi a qualcuno che entra in studio da me e vuole scattare tre foto, un matrimonio costerebbe tantissimo. Capite bene, molto banale come concetto, che la realizzazione di tre immagini solamente è molto più costosa in proporzione rispetto alla produzione di 800 immagini. È un assurdo? No, in proporzione costa molto meno, ok? Si ammortizza, tra virgolette, si ammortizzano tutte le spese, tutti i costi, eccetera, eccetera. L'entità degli investimenti e della struttura, dell'organizzazione dello studio, sì. Quindi se io ho uno studio di 600 metri quadri in centro a Milano,
con le attrezzature più costose sul mercato che producono una qualità eccellente, ovviamente queste spese io le devo ammortizzare e ovviamente il servizio, nel servizio matrimoniale che offro, ma anche non matrimoniale, saranno comprese queste spese, saranno distribuite queste spese. Gli anni di esperienza del professionista, del fotografo, ok? Quindi se io faccio foto da un anno, è ovvio che la mia esperienza non è la stessa di qualcuno che fa foto da 15, da 20, da 30 o da 50 anni. Questo è utilissimo nel risolvere tutte le problematiche che sicuramente si creano il giorno del vostro matrimonio. Ci sono un sacco di imprevisti che voi non noterete nemmeno se un fotografo è bravo, ha esperienza, è competente, perché il nostro lavoro è proprio quello, non farvi accorgere degli imprevisti che capitano e che vengono risolti senza che voi neanche ve ne accorgiate. Ma non solo, saper anche risolvere imprevisti che non riguardano direttamente l'attrezzatura nostra o il nostro contesto, ma anche più in maniera più allargata imprevisti legati al vostro matrimonio in generale, che ci sono sempre durante una giornata, durante la giornata del vostro matrimonio, di tutti i matrimoni c'è sempre qualche imprevisto. Se il fotografo è un bravo fotografo di esperienza, può aiutarvi a risolverli. E ancora le spese diciamo legate allo spostamento. Se io vado a fare un matrimonio, io sono, come potete vedere alle mie spalle, questa è la pineta di Cecina in Toscana, se io mi sposto a Milano a fare un matrimonio è ovvio che non costa, che non ha lo stesso prezzo di un matrimonio scattato a casa mia. C'è uno spostamento, devo stare fuori, dormire, portare i miei assistenti, l'attrezzatura, viaggio eccetera, devo spostare di 400 km. Detto questo, queste sono alcune delle variabili che influiscono sul prezzo di un matrimonio, ce ne sono tantissime altre. Questo per dirvi cosa? Voi mi direte adesso, sì, ma non hai detto la cosa più importante, di quanto stiamo parlando? Ok, è difficile stabilirlo, un matrimonio può variare da poche centinaia di euro a diverse migliaia. Un matrimonio di discreta qualità può aggirarsi al giorno d'oggi, 2015, tra i 1200 e i 2500 euro. Questa è, diciamo, la gamma standard. Si può avere qualcosa sotto e qualcosa anche abbondantemente sopra, utilizzando e vedendo le varie caratteristiche che abbiamo, le varie variabili, scusate la ripetizione, che abbiamo analizzato insieme. Si può salire tantissimo di prezzo se il servizio che viene offerto è offerto per esempio da un fotografo molto conosciuto. È come se andate a mangiare da Cracco. Se andate a mangiare da Cracco siete disposti a pagare di più che andare a mangiare da un emerito sconosciuto, perché Cracco è conosciuto per essere un professionista di altissima qualità, ok? Lo stesso vale per il vostro matrimonio. Per cui, ecco, voglio però suggerirvi un sito internet dove poter valutare, diciamo, dove potete trovare un tariffario indicativo in base alle diverse variabili che inserirete. Si chiama www.tariffario.org, un sito molto utile messo a disposizione da Tau Visual, dove i clienti e non solo, anche i fotografi possono andare e inserire le varie i vari punti, inserire ai vari punti le diverse variabili e il sito vi darà un'indicazione più o meno di quanto dovrebbe costare il vostro servizio fotografico. Bene, nel prossimo video parleremo di cosa? Parleremo, wow, tuono, parleremo dei file negativi o dei negativi in pellicola, per chi scatta ancora in pellicola. Ma questi negativi, quanto costa averli? E devono, sono del fotografo o degli sposi? Gli sposi hanno diritto di averli oppure no? Lo vedremo nel prossimo video. Grazie per essere stati con me, a presto.